Più di 400 le presenze tra studiosi, medici e specializzandi per la 20ª edizione del corso internazionale della Società Oftalmologici Universitari Italiani andato in scena in questo lungo weekend presso il rettorato dell'Università D'Annunzio a Chieti. Ben 9 hot topics presentati dagli specializzandi su altrettante patologie, un confronto continuo e costante con i massimi esperti allo scopo di arricchire le proprie conoscenze e perfezionare le proprie competenze. Un'occasione unica a livello nazionale, non solo, impreziosita quest'anno anche da una sessione specifica svoltasi sabato mattina in collaborazione con Esaso, dedicata alle possibilità di carriera per il futuro dei giovani al termine del percorso di specializzazione in campo ospedaliero, universitario, nel mondo dell'attività libero-professionale e delle Clinical Research Fellowship all'estero. Professor Domastro Pasqua, siamo giunti alla 20ª edizione di questo corso della Società Oftalmologica Universitaria, a dimostrazione in questi 20 anni di quanta strada è stata fatta sia per quanto riguarda la ricerca, ma anche per la formazione, universitaria. Assolutamente sì, per noi la ricerca, vabbè, è fondamentale in tutto il mondo e quindi è inutile dire cose non inutili, ma in realtà sulla formazione noi ci teniamo tantissimo. Infatti questo è un corso che prevalentemente vede i giovani che tra di loro, di tutte le scuole italiane, che tra di loro competono e praticamente si trasmettono quello che è la ricerca che hanno fatto, gli studi che hanno fatto, quello che è il sapere di ogni scuola universitaria. È questo che caratterizza l'università. L'università è ricerca, oltre che didattica, quindi insegnare, e poi ovviamente assistenza, chirurgia, tutto il resto, però muovendo prima la testa e poi le mani. Ecco, questo noi insegniamo ai nostri giovani e molte cose i nostri giovani le insegnano a noi. Ci sono tutte le scuole italiane, tutti i direttori di clinica e di specializzazione d'Italia. E poi abbiamo anche la Medal Lecture che lo scorso anno è andata alla Lyndon da Cruz, che è il direttore del Moorfield di Londra, e quest'anno invece va ad un altro grande che è praticamente il professore di genetica oculare della Johns Hopkins, e quindi Singh, e quindi sarà una cosa molto bella. Quindi è un corso molto, molto seguito, ci sono 400 oculisti che vengono da tutte le parti, 3 giornate diciamo molto interessanti, è un pochino dura per noi, siamo gli organizzatori, ma ogni anno abbiamo questo vantaggio, diciamo, di poter portare qui da noi alla D'Annunzio tutta la gente che è interessata alla ricerca, tutta la gente che è interessata ai giovani, a lanciare i giovani, tutta la gente che è interessata a competere, perché la competizione nel nostro mondo è la cosa più importante, la sana competizione ovviamente. Ecco, l'importanza di questo confronto anche tra senior e studenti a livello diciamo, nazionale pone questo congresso veramente all'attenzione nazionale. È perché è unico, ma è normale, perché la persona più avanti con l'età, il maestro, dovrebbe dare la saggezza, e quindi è quello che ti porta con i piedi per terra. Il giovane ti dà la forza, l'entusiasmo, le idee nuove, capite? Il digitale, l'intelligenza artificiale, e lì è un discorso che l'età ha un peso notevole, cioè mettere in mano ad un 24enne, un 25enne, il digitale e tutto quello che è il mondo che per noi è fondamentale, considerate che l'occhio è il primo a essere interessato perché è un organo trasparente, quindi è un organo dove noi riusciamo a vedere in diretta. Voi immaginate come avere il torace trasparente per il cardiochirurgo, sarebbe una cosa fantastica. L'occhio è trasparente, quindi si presta a tutto quello che il digitale offre, e quindi da partire dai raggi laser, da tutto. Quindi il confronto tra il giovane e il mettiamola meno giovane adesso, perché altrimenti poi il meno giovane appare essere fondamentale, perché c'è uno scambio di idee che abbiamo saputo, è un passaggio di idee, cioè il passaggio dall'Ivo Maestro, che è dai tempi di Socrate, da sempre, che ha costituito quello che è l'avanzamento culturale, altrimenti saremmo fermi alla ruota. Ecco, considerando il contributo dei senior, ma anche gli importanti hot topics degli alunni, quali patologie? Tutte.
tutte le patologie che l'occhio, tutte, partendo dalla cornea, alla retina, al glaucoma, al nervo ottico, alla chirurgia refrattiva, al togliere gli occhiali per la miopia, ipermetropia, astigmatismo, alla degenerazione maculare legata all'età, fondamentale, la maculopatia che oggi sappiamo. Perché con l'avanzare dell'età media è chiaro che sono salite notevolmente le patologie croniche, quindi prima si moriva in media a 70 anni, oggi si muore a 90, quindi praticamente la retina deve vedere 20 anni in più, quindi avere le maculopatie oggi è routine, avere il glaucoma è routine, sono delle patologie che impegnano il sociale moltissimo. E quello che noi dobbiamo capire è che le sconfiggiamo solo con la ricerca, perché se solo capiamo, capire, fare la diagnosi, è il primo passo per la terapia, per la guarigione, per quello che si potrà fare. Per adesso abbiamo nelle maculopatie già fatto un passo da gigante con l'anti-VEGF e speriamo di arrivare a fare un buon passo invece delle secche, che sono l'80% delle patologie delle maculopatie, dove invece ancora insomma abbiamo dei problemi. La riabilitazione, che appare essere fondamentale per quei pazienti dove non abbiamo altre speranze se non recuperare quei fotorecettori residui, fargli usare al meglio, e nel glaucoma riuscire a salvare le cellule del nervo ottico, insomma è una sfida grossissima che abbiamo, e qui portiamo l'up to date, cioè il top di tutto quello che fino a ieri sera è stato scoperto. Ce lo confrontiamo, ci confrontiamo pure con la John Hopkins su quella che è la genetica, che è fondamentale, che sarà il futuro. Il futuro è quello dove oggi la chirurgia la fa alla grande, no? E il futuro, a mio parere, sarà tutta genetica, terapia genica, genomica, tutte quelle che sono terapie che riescono in soldoni ad ammazzare le cellule malate e a salvare quelle buone, e questo non solo nell'oculistica ma prevalentemente nella patologia oncologica. Lei ha fatto riferimento alle nuove frontiere della maculopatia, da questo punto di vista il centro che lei dirige si conferma eccellenza a livello nazionale? Ma sì, perché noi pubblichiamo solamente a livello internazionale e lavoriamo con una situazione di attrazione extra-regionale molto alta, molto alta. Per cui abbiamo un centro perché abbiamo un'alta tecnologia, perché su di noi la regione ha scommesso, devo dire l'università ha scommesso, hanno scommesso tutti, la ASL stessa, cioè noi dobbiamo ringraziare, noi è pubblico, puro pubblico, quindi non è facile oggi trovare. Ecco, noi abbiamo una tecnologia veramente incredibile, abbiamo veramente tutto, non, solitamente ci si lamenta, io proprio veramente non posso lamentarmi, devo solo dire grazie per quello che ci danno, ma prevalentemente ai miei allievi che ho formato in questi anni, che sono tutti di altissimo livello e che lavorano grazie all'alta tecnologia. Quando c'è l'accoppiata macchina pilota, hai vinto. E quindi praticamente torniamo un po' a oggi, ai tempi di Schumacher con la Ferrari che l'ha 28, se non mi sbaglio, vero? Sono Rodolfo Mastropasqua, la ricerca va avanti, non si ferma mai, continui aggiornamenti, ad esempio per quanto riguarda le maculopatie, ci sono importanti novità da questo punto di vista. Buongiorno, sicuramente ci sono importanti novità. La ricerca va avanti in continuazione, le università sono atte a fare ricerca costantemente e sviluppo. La maculopatia, che è una patologia che ha un impatto sociale importantissimo, soprattutto con l'aumentare dell'aspettativa di vita, è un problema che noi teniamo in considerazione tutti i giorni, viviamo tutti i giorni nei nostri ospedali. Oggi abbiamo la possibilità di curarle in vari modi, chirurgici, parachirurgici, e sicuramente c'è la possibilità, come tante persone ormai sanno, di fare iniezioni. Queste iniezioni vanno ripetute più volte l'anno, ma con i nuovi sistemi sviluppati dal punto di vista farmacologico si riesce ad avere iniezioni più durature, che rimangono nel tempo e quindi che richiedono un accesso inferiore dei pazienti e dei caregiver nelle strutture ospedaliere. In più abbiamo la possibilità, con dei nuovi sistemi che vanno chirurgicamente impiantati a livello della sclera, della parte bianca dell'occhio, di sistemi a lento rilascio di farmaco che si chiamano PDP, che consentono il rilascio di questo farmaco, che normalmente viene fatto con le iniezioni, all'interno dell'occhio lentamente, quindi ridurre ulteriormente il numero di iniezioni. Questo è importante perché riduce il numero di accessi in ospedale delle persone e quindi rende il sistema molto più fluido, molto più agevole per
tutti i pazienti, anche per i medici e gli infermieri. Noi come Università di Chieti siamo in tutti i trial clinici più avanzati per lo sviluppo di questo tipo di terapie per le maculopatie, sia maculopatia senile, che è quella più conosciuta, che è la maculopatia legata al diabete, che è la maculopatia legata alle occlusioni venose, che in tutto sono una importante causa di cecità nel mondo occidentale. Ecco, uno dei vostri manifesti recita: la retina è un capolavoro e come tale va trattata. Assolutamente sì, la retina è quella parte dell'occhio che parla con il cervello e che ci consente di vedere, ed è qualcosa di essenziale. Se non funziona, tutto il resto dell'occhio può essere sano, ma non ci sarà visione. Quindi è qualcosa che va mantenuta in salute al più possibile. Bisogna fare visite di screening, bisogna essere seguiti dall'oculista una volta l'anno dopo i 60 anni per essere sicuri di poter capire in anticipo quelle che possono essere le lesioni patologiche e trattarle per tempo. Il vostro centro, lo diceva lei prima, è tra le eccellenze a livello nazionale e non solo. Tecniche innovative che hanno ottenuto importanti risultati in questi anni. Assolutamente sì, abbiamo il privilegio di essere il Centro Nazionale di Alta Tecnologia e siamo un centro di ricerca ad impatto nazionale. Stiamo studiando malattie genetiche oculari e possibili sviluppi di terapie geniche all'interno dell'occhio. A questo congresso verrà come professore invitato un punto di riferimento mondiale dagli Stati Uniti, con cui abbiamo una collaborazione ormai solida nello sviluppo di terapie per le patologie genetiche dell'occhio, perché la gestione delle patologie genetiche, la terapia genica, ci darà in futuro la possibilità di curare malattie che oggi non sono curabili. In questo contesto virtuoso si incardina la scuola di oftalmologia universitaria anche da questo punto di vista, dopo 20 anni, grandi riconoscimenti. Sì, siamo onorati di ospitare la Società Oftalmologica Universitaria ormai da 20 anni ed è importante perché raggruppa tutte le nuove leve, raggruppa tutti i medici specializzandi d'Italia, tutti quelli che sono gli oculisti del futuro. Quindi è molto importante questo corso perché è un fiore all'occhiello per l'Università di Chieti e ci dà il polso di quella che è la preparazione dei giovani oculisti oggi nel 2024 in Italia.